La mia squadra, la mia città, Messina. Spazio giallorosso, il prepartita di Salernitana Messina. Tra poco qui. Io non ti lascerò, sempre con te sarò. Messina faccio un gol. Comunque vada, sarà uno spettacolo, ma se andrà bene si festeggerà. Un sospiro, gli occhi chiusi e sono già là. Tra i tamburi e i colori della città. E per quanto siamo lontani, tutti siamo nati qua. Ed eccoci per Spazio Giallorosso, ciao a tutti! Ciao ciao a tutti! Il prepartita di Salernitana Messina, domani 21 dicembre alle 11 allo stadio Arechi. Forza Messina! Partita difficile contro la capolista. Allora, è stata una settimana un po' movimentata, è stato presentato il DS, ma ancora prima sentiamo il neopresidente. Pietro Lo Monaco. Una volta gli allenatori e i direttori, quando instauravano un rapporto di lavoro con una società, durante l'anno non potevano andare a lavorare altrove, ma è anche giusto che sia così, perché un allenatore comincia un rapporto di lavoro con una società e non può trasferire a un'altra società quello che strada in corso faceva un direttore. I direttori fanno le squadre, prendono i giocatori, instaurano un certo tipo di rapporto. Cambiare tutto a metà campionato è una pazzia per qualsiasi società, ma purtroppo l'ordinamento l'ha permesso. E purtroppo quando uno manifesta la volontà di andare altrove, io nella mia vita ho sempre detto che il vento non si può incatenare. Beh, al momento in cui uno mi dice che vuole andare via, non vado nemmeno a fare tanti commenti. Il direttore sportivo ha manifestato il desiderio di voler andare via per altre cose, per convenienze proprie, e il Messina ha dovuto immediatamente correre ai ripari. La fortuna del Messina, che è una piazza di rilievo, che ha potuto subito tamponare questa necessità attraverso l'assunzione di un direttore sportivo che gode della nostra fiducia, che gode della nostra serenità di giudizio, perché noi siamo convinti che possa fare un gran lavoro a Messina, possa fare un lavoro importante per il Messina e per lui stesso, perché alla fine vedete che poi non si lavora solo per l'azienda che ti paga, ma si lavora anche per se stessi, perché facendo le cose fatte bene, poi dopo magari il Liverpool, il Real Madrid, il Barcellona ti chiede, ti dà sicuramente più di quello che il Messina ti può offrire, e quindi uno decide di intraprendere una nuova strada, e noi siamo felici che questa strada abbiamo contribuito a tracciarla per tutti. Questo organico ha dimostrato che poteva ambire a qualche cosina di più, perché ha dilapidato una fortuna in punti, dimostrando che aveva sicuramente le qualità e le possibilità per poter fare qualche cosina in più. Se non l'ha fatto è perché evidentemente concorrono più di una circostanza, non ultima come
un dirigente cambia casacca è una dimostrazione lampante. L'allenatore, che è stato sicuramente un valore aggiunto lo scorso anno, ma ci può anche stare che non riesce a trasferire alla squadra quella mentalità positiva che, fermo restando il valore della squadra, quella mentalità propositiva riesce a portarti quei punti in più che significa serenità. Queste sono cose che fanno parte del gioco. Questa società ha puntato sull'allenatore, ha puntato su certi giocatori, va avanti per la sua strada e mette anche in preventivo che possono succedere determinate cose. Fermo restando che l'ACR Messina ha come obiettivo, e non l'ha mai nascosto, quello della permanenza. Non potrebbe essere altrimenti. Stendo un velo pietoso su quello che è il contorno che dovrebbe giustificare o meno obiettivi diversi che propone, che ha proposto la città, non ne voglio parlare, non mi interessa parlarne. L'ultima vicenda della partita a porte chiuse fino all'ultima è un esempio lampante di come si possa fare calcio, però non posso assolutamente accettare discorsi distruttivi, perché noi stiamo facendo tanti sacrifici per mantenere questa realtà che sembra che nessuno la voglia. E continueremo a farli fino al 30 giugno, come ho detto e lo ripeto, con me il Messina non fallirà. Fino al 30 giugno il Messina, io anche a costo di rompermi l'osso del collo, manterrò fede agli impegni. Martedì al San Filippo è stata una conferenza stampa congiunta. È arrivata anche la presentazione del DS Pagni, che sentiamo. Sono contentissimo, sono certo che è la scelta giusta, ma non perché avessi avuto chissà quante richieste ultimamente. Ho avuto dei contatti certi. E io, diciamo, uno dei motivi principali di questa scelta, oltre al fatto che io faccio questo per mestiere ed è una tradizione di famiglia, perché penso che qualcuno di voi abbia conosciuto anche mio padre, tra il motivo predominante perché sono contento e anche perché voglio investire la conoscenza del presidente Lo Monaco, che è vero che mi ha sempre apprezzato e me l'ha dimostrato. Faccio un aneddoto: quando Lo Tito pensò a me, io ero sotto contratto al Chievo, chiamò Lo Monaco per chiedere, e nonostante non abbiamo mai lavorato insieme, però io sono sempre andato a bussare, usiamo questo termine un po' forte, per i giovani, per i giocatori, e quasi sempre mi ha accontentato. Grande disponibilità, mi auguro che il nostro rapporto, io non sono uno molto espansivo, il nostro rapporto inizia con la massima cordialità ma nel rispetto dei ruoli. Non abbiamo parlato di strategie, sicuramente ci confronteremo, io propongo e la società dispone, questa fa parte di tutte le strategie aziendali. La squadra la conosco, l'ho vista giocare una volta dal vivo e 3-4 volte su SportTube, poi ho avuto anche delle relazioni. Andando nell'argomento prettamente tecnico, io mi confronterò col presidente, cercheremo insieme di far collimare le nostre idee. Sicuramente io ho un vantaggio questa volta, di avere una proprietà competente, ma non lo dico per piaggeria, cioè, la storia di ognuno parla da solo, no? L'impressione che ho io del campionato, che è un campionato che è una mescolanza tra una C1 di prima fascia, una buona C2 e un'ottima Serie D, cioè è una mescolanza. Il Messina è una buona squadra, una squadra che ha come obiettivo la salvezza. Oggi è una situazione non semplice, non da sottovalutare. Poi faremo un briefing, ognuno di noi insieme, perché la cultura è quella, cercheremo di trovare le soluzioni. Io so, dentro di me ho le mie certezze, le devo conferire alla proprietà, perché poi ho approfondito, quando mi sono reso conto che ci potevano essere i reali presupposti di venire a Messina e lavorare con Pietro Lo Monaco, ho approfondito ancora di più la conoscenza della squadra. Quindi la conosco bene la squadra,
Guardate che io sono un fermo sostenitore che in parte dedicarsi alla cura e poi il rimedio. Cioè, secondo me questa squadra, già come adesso, non è una squadra forte, ma è una squadra che può dare di più con, come diceva il presidente, forse un po' di positività in più globale. È ovvio che quando vinci accresce l'autostima, acquisti una mentalità diversa. Quando pareggi sempre, oppure quando vinci con Lamezia e forse non meritavi, come forse qualche partita la potevi anche vincere, però il susseguirsi di tanti pareggi fa sì che non si crea la mentalità vincente, quindi una vittoria potrebbe, come dire, creare una mentalità ancora più forte, un'autostima maggiore globale. Quindi la cura e poi il rimedio. Poi sapete che il mercato, una cosa è costruire la squadra di sana pianta a maggio, giugno e luglio, una cosa è intervenire a gennaio. Che cos'è il mercato di gennaio? Il mercato di gennaio verte prevalentemente su scambi. Poi noi dobbiamo tenere d'occhio, questa è una cosa che mi ha ripetuto giustamente e saggiamente il padron, dicendo il bilancio e l'età. Perfetto, sono contentissimo, quindi non è questo il problema, però ovviamente prenderemo il meglio del consentito. Il DS Pagni, io propongo, la società decide, speriamo che siano decisioni concrete per raggiungere la salvezza senza patema d'animo. Allora, quest'oggi per la prima volta dopo parecchio tempo non abbiamo tesserati e nessuno della società della Salernitana da quelle parti, sia come è avvenuto in Coppa Italia l'anno scorso e anche quest'anno, non danno la possibilità di poter intervistare al telefono. Dunque nulla per quanto riguarda i calciatori, ma a Salerno ci andiamo. Spazio giallorosso, il prepartita di Salernitana Messina. Spazio giallorosso, l'esperto della Salernitana. Ed è Mauro Mazzarella di solosalerno.it. Ciao, benvenuto con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Voglia di riscatto per la Salernitana per il secondo stop in campionato? Sì, dici bene, la Salernitana sembrava indirizzata verso una marcia trionfale che l'ha portata in vetta alla classifica. C'è stato poi questo incidente di percorso, se lo vogliamo definire così, sabato scorso a Barletta, in cui si è perso, e si è perso anche male, perché la squadra è scesa in campo con poco carattere, con poca determinazione, e la sconfitta, nonostante poi all'attivo comunque di Granata abbiano avuto anche diverse opportunità, è senz'altro meritata. Domani a Varecchi c'è la possibilità immediata di rifarsi, ci sarà di contro un Messina che risulta comunque abbia voglia e necessità di fare punti, perché la situazione di classifica è tutt'altro che tranquilla in Riva dello Stretto. Tra l'altro ci sono tantissimi ex, quindi sarà una partita davvero carica di significati, però almeno su sponda Salernitana c'è l'intervento e la necessità di riconquistare i tre punti per poi concedersi queste festività natalizie in vetta alla classifica. In questo campionato stiamo vedendo un po' risultati strani, lo stesso di Barletta Salernitana, ma poi c'è stato un Lecce Martina e poi diciamo anche che è stato anche mezzo flop il pareggio del Benevento, però il Messina forse meritava qualcosina in più. Stanno faticando le squadre di testa? Sì, dice bene, ho visto la partita venerdì scorso, io a Messina soprattutto nei secondi 45 minuti mi ha fatto un'ottima impressione contro un Benevento che personalmente lo asserisco già da diverse settimane, mi sembra una squadra in caduta libera, al di là del discorso infortunati, ne hanno tanti lì a Benevento che fanno bene a recriminare, però mi sembra che non sia una squadra che non ha gioco. Mi ha sorpreso moltissimo il KO dei Lecce in casa con il Martina, non per altro perché continuo a sostenere che proprio quello dei Salentini sia organico da un punto di vista della qualità dell'esperienza meglio assortito del campionato. Avete già avuto modo di conoscere Aronica, avete anche parlato con il calciatore, una pedina fondamentale. Anche il Benevento non sta a guardare con un altro ex Messina d'Agostino, e adesso anche il Lecce sicuramente busserà al mercato, visto che secondo la mia concettuale sono queste le tre squadre che sino in fondo si giocheranno la Serie B.
Sì, Raonica è ormai virtualmente un calciatore della Fiorentina, Milano già da diversi giorni, però per un motivo o per un altro la firma sul contratto è sempre slittata, tutti quanti noi conosciamo perfettamente le dinamiche del calciomercato, finché non c'è nero su bianco comunque non bisogna dare nulla per scontato, diciamo che a un 99,99% l'affare dovrebbe concretizzarsi, forte anche di una parola che il calciatore ha dato con il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, che tra l'altro conoscete molto bene qui a Messina, col quale appunto sussiste un rapporto di profonda amicizia che appunto nasce dai tempi in cui i due condividevano l'esperienza a Messina. È sicuramente un passaggio importante per rinforzare la Salernitana, che farà qualcosa sul mercato, perché anche domani Menichini è a disposizione un organico numericamente ridotto all'osso, il tecnico Granata è stato costretto a convocare due calciatori della Berretti per raggiungere quota 18, anche perché diversi calciatori sono stati esclusi, mi riferisco a Monarda, Castiglia, Ginestro, non sono stati neppure convocati, non rientrano più nei piani tecnici. C'è qualche infortunato, mi riferisco a Negro e Nadini, che torneranno credo neppure per la prima partita del 2015, ne avranno ancora per un po', quindi è una situazione di grande emergenza che Menichini ha già dovuto, ha saputo anche affrontare in passato diverse volte, in cui la Salernitana è sempre riuscita a compattare, a trovare quegli stimoli, quelle motivazioni maggiori, e chissà che non possa accadere anche domani mattina in questo orario inusuale delle 11 di mattina. Questa gara assieme a Regina, Catanzaro e Cosenza per i messinesi è una classica del sud. Ovviamente c'è grande rivalità tra le due tifoserie, lì come si stanno organizzando? Domani dovrebbe esserci un bel colpo d'occhio, anche perché la società ha riaperto, ha rilanciato un'iniziativa per portare nel settore distinti tanti studenti dei presti scolastici di tutta la provincia salernitana, ne sono attesi credo più di 2000 solo tra studenti, quindi molto probabilmente si sfonderà il muro delle 10.000 unità, e considerando anche l'orario che appunto citavo in precedenza, le 11 di mattina, che è un orario per quanto mi riguarda assurdo, credo che sia un dato tutt'altro che trascurabile. Per quanto riguarda tutta la provincia di Salerno, solo per il capoluogo, perché potrebbero anche arrivare gli amici e i gemellati dei messinesi, i cavesi? Sì, a quanto mi risulta la vendita per il settore ospite è comunque limitata solamente ai possessori della tessera del tifoso del Messina. Già nelle ultime circostanze in cui Messina ha fatto visita da Rechi, le ultime due gare di Coppa Italia, si era parentato questo rischio, se lo vogliamo definire così, l'infiltrazione da parte di qualche supporter della Cavese, ma credo che possa essere un qualcosa che in questo momento mi sento di scongiurare. Ovviamente ci auguriamo che tutto possa filare liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Sono a conoscenza che un ottimo numero di tifosi del Messina sarà presente, vista la distanza, vista anche la collocazione particolare in termini di orario. Portare 150-200 persone da Messina non è poco, e quindi ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella partita. Anche qui da noi c'è la stessa problematica della tessera del tifoso, non sono solo quelli tifosi del Messina, come non saranno solo i tifosi salernitani che vedremo al San Filippo nella gara di ritorno. Grazie Mauro, e per quanto riguarda il sito solosalerno.it si occupa anche delle altre squadre, tra cui Paganese, e menzioniamo anche la Cavese, che auguriamo ai nostri fratelli di Cava dei Tirreni di tornare quantomeno nella serie professionistica, purtroppo a punti di penalizzazione, perché darebbe veramente filo da torcere alla Fidelis Sandria in questo campionato. Sì, noi in realtà facciamo una finestra soprattutto sulla Salernitana, poi seguiamo comunque tutte le altre squadre del girone C di Lega Pro, compresa anche la Paganese, quindi cerchiamo di offrire un servizio quanto più completo possibile sullo sport Salernitana. Ha preso quota la Paganese, che poi doveva essere e forse lo sarà l'antagonista per la salvezza assieme al Messina. Sì, da quando è arrivato Andrea Sottile a Pagani davvero la squadra sembra rivitalizzata, eppure la dirigenza ha inserito solamente un paio di tasseghe, quindi questa è la dimostrazione che l'allenatore conta soprattutto quanto non fa danni, evidentemente l'allenatore precedente qualche danno lo aveva fatto.
Ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi e a risentirci, un saluto e buona giornata a tutti. Buon weekend e anche ovviamente buon Natale e felice anno nuovo. Grazie, tanti auguri anche agli sportivi di Messina. Ciao, grazie. Spazio Giallorosso, il prepartita dell'ACR Messina su Radio Messina Sud. Prima parte che termina qui, tra poco altri collegamenti al telefono e altri contributi. Spazio Giallorosso. Spazio Giallorosso. Il prepartita dell'ACR Messina. Seconda parte con Spazio Giallorosso, il prepartita della gara dei giallorossi domani alla Rechi di Salerno alle 11. E veniamo adesso ad un altro collegamento telefonico con noi, Salvatore Pernice di pianetamessina.com. Ciao, benvenuto con noi. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Parliamo di questo prepartita. E anche perché no, un eventuale pronostico, un punticino sarebbe oro colato per i nostri colori. Beh, certamente, insomma, sulla carta è una di quelle partite, insomma, veramente ardue, soprattutto per il fatto che comunque, considerato intanto il valore della Salernitana, insomma, queste sono una di quelle partite davvero difficile da pronosticare, anche se poi, ripeto ancora una volta, sulla carta vede, è normale che sia così, insomma, la capolista favorita, ma solo sulla carta, perché poi il Messina, insomma, ha dimostrato di potersela giocare anche con le cosiddette corazzate, come sappiamo tutti, insomma, finora se l'è cavata egregiamente anche in trasferta, ricordiamo la trasferta appunto di Castellammare di Stabia, anche la vittoria sul Lecce, il pareggio che poteva essere qualcosa in più con il Benevento. Insomma, come ha detto Menichini, il tecnico della Salernitana, il Messina è una squadra che sa difendersi bene e sa anche partire in contropiede, anche se non è l'arma micidiale del Messina. Credo, Antonio, che comunque tutto dipenderà anche dall'atteggiamento mentale che avrà il Messina in questa partita. Diciamo che la formazione giallorossa ha tutto da guadagnare da questa trasferta e credo comunque che il giudizio finale, al di là del risultato, quello numerico, il giudizio finale dipenderà anche dal tipo di partita che il Messina cercherà di fare, ecco, domani pomeriggio alla Rechi. Menichini, l'allenatore della Salernitana, non si fida dei giallorossi. Fabiani dà un invito agli imprenditori di Messina, ovviamente prendendo spunto da Pianeta Messina. Sì, abbiamo contattato in settimana, abbiamo fatto una chiacchierata con Angelo Fabiani, il quale, insomma, ha voluto rimarcare questo aspetto. Lui ha lavorato appunto a Messina, lo sappiamo bene, tra alti e bassi, lui conosce bene lo Monaco e apprezza i grandi sforzi, insomma, che il presidente sta facendo per riportare il Messina a un discreto livello nel panorama nazionale del calcio, e questo tasto, ecco, lui ha toccato questo aspetto proprio del ruolo che dovrebbero svolgere anche gli imprenditori. Ma noi sappiamo un po' la città di Messina, che tipo di momento storico sta attraversando, insomma, una crisi globale, è vero, ma forse a Messina, insomma, si avverte ancora di più, quindi i soldi ce ne sono pochi, e come ha detto qualcuno anche tempo fa, insomma, chi ce li ha se li mantiene e non li investe nel calcio. E da questo punto di vista, ecco, vorrei sono d'accordo un po' su quello che continua a dire lo Monaco, insomma, che da soli non si va da nessuna parte. Salvatore, non so, magari parliamo di questa partita, secondo te il Messina inizierà a difendersi o tenterà quantomeno di realizzare un gol e poi chiudersi? Guarda, il Messina deve approfittare, se possiamo usare questo termine, del momento non proprio luccicante, ecco, se vogliamo dire, usare questo altro termine, insomma, della Salernitana. Una Salernitana che non a caso perde a Barletto, una Salernitana che affronterà questa partita con diverse defezioni. Loro hanno l'obbligo assoluto di vincere, probabilmente, ecco, se ci lasceranno qualche spazio per poterci, insomma, che poi il tema tattico più congeniale al Messina, una squadra che non riesce appunto a fare la partita, ma che riesce a pungere se l'avversario ti lascia qualche spazio. Noi confidiamo anche nella vena realizzativa ritrovata di Bielanovic con la sua esperienza, confidiamo sul carattere e sulla voglia nuova, sulla nuova voglia che pare il Messina abbia ritrovato, ecco, su quel pizzico di coraggio in più
e non a caso, come tu ricordi bene, i nostri ascoltatori tifosi hanno ascoltato le dichiarazioni di Lomonaco, il quale ha dato un'altra stoccatina a Grassadonia sull'atteggiamento, sulla mentalità che deve ritrovare il Messina, pur con i suoi limiti tecnici, pur con un organico non da squadra di prima fascia, però poi insomma Lomonaco, e questo è un discorso, se ricordi bene Antonio, che abbiamo ribadito più volte, sì. Ecco, non ci era piaciuto questo atteggiamento eccessivamente remissivo alla vigilia di ogni partita, ecco, non aver trasmesso una leggera ventata di ottimismo che poi aiuta molto nella testa dei calciatori. Ripeto, questa è una squadra che ha dei limiti tecnici e li sappiamo, lo sa il tecnico, lo sa la proprietà, però poi quando si scende in campo e si carica bene il gruppo dal punto di vista mentale, ecco, certe cose poi ti riescono meglio. Ha da 8 o 9 partite che non si riesce a vincere. Beh, questi sono, sai, la vittoria di una partita dipende anche dagli episodi che ti possono girare più o meno bene. Insomma, noi abbiamo vinto quella partita con il Lecce, che a un certo punto il Lecce in vantaggio poteva anche chiuderla lì, poi ricordiamo, ecco, questo per analizzare un po' come escono fuori le vittorie. Avremmo meritato probabilmente la vittoria in qualche altra partita, non l'avremmo, forse non l'abbiamo meritata quando abbiamo vinto, quindi poi l'esito finale, quello numerico, dipende anche dagli episodi che poi condizionano il risultato. Certo, non è un momento neanche tanto fortunato, abbiamo sbagliato dei calci di rigore, abbiamo anche, non abbiamo chiuso le partite, poi ci siamo fatti rimontare e in vantaggio siamo andati anche più volte, poi ci hanno ripreso. È anche vero che nelle ultime due partite, come ricordava anche Giuliano in settimana nella sua intervista, il Messina a Francavilla, a Martina Franca, era passata in vantaggio, anzi no, abbiamo, siamo riusciti a ribaltare il risultato rincorrendolo, insomma, poi facendoci nuovamente riacciuffare. Insomma, è una squadra che in questo momento sta cercando un po' la quadratura del cerchio ed è il cammino comunque ancora lungo. È vero che insomma la classifica inizia a essere delicata, ci aspettiamo qualcosina nella finestra di gennaio, non chissà quali grossi nomi, però sicuramente questo è un organico che va un attimo ridefinito in almeno 2-3 ruoli, e il cammino, ripeto, è lungo e abbiamo un intero girone di ritorno. E soprattutto non dimentichiamo, abbiamo la possibilità di ricevere diverse dirette concorrenti per la salvezza proprio al San Filippo, è lì che il Messina si giocherà la permanenza in questo campionato, quindi sì, il cammino è lungo, bisogna essere ottimisti, e se arriva un risultato positivo a Salerno tanto meglio, però non è che è a Salerno che noi dobbiamo prendere necessariamente i punti di salvezza, perché poi ricordiamo il 6 gennaio verrà il Savoia al San Filippo, poi l'11 di domenica, quindi 4 giorni dopo avremo nuovamente una partita casalinga con il Barletta, altra diretta concorrente, quindi poi avremo questi due bonus, e chissà se lì il Messina riesce a fare due vittorie, ecco, già la classifica potrebbe sorridere un po'. E poi c'è anche la Lupa Roma, c'è il derby con la Regina, tra l'altro l'ultima vittoria in casa risale al 12 di settembre, si gioca con una squadra che ha quasi colori simili, chissà se questi ragazzi possano veramente farci un regalo. Parli sempre della partita di domani? Sì, magari, i colori sono quasi gli stessi. Questo sì, speriamo bene. Dico, però, vedendo fra l'altro anche il cammino della Salernitana, è curiosa questa cosa, insomma, la Salernitana, noi abbiamo una rubrica precisa, insomma, specifica ogni settimana sui numeri del campionato. Se è vero che la Salernitana comunque è il secondo miglior attacco del campionato, è la seconda miglior difesa, però in casa intanto ha già perso una volta, anche se con il Lecce, quindi non è una squadra imbattibile alla rete. Poi tra l'altro qualche vittoria l'ha dovuta veramente sudare, ricordiamo se non sbaglio il 4-3 con l'Aversa, un'altra vittoria sudata è stata quella ai danni del Melzi, adesso non vorrei sbagliare. Vabbè, anche quella con la Juve Stabia, se la Juve Stabia avesse fatto il 2-0 la partita finiva lì. Insomma, la Salernitana è una squadra che ti concede qualcosa alla Reghi, forse è una squadra che si sbilancia troppo e quindi concede qualcosa in difesa, è lì che deve approfittare il Messina. Domani mattina, ore 11, colazione presto, e ci prepariamo a quest'altro orario assurdo delle ore 11, anche se i calciatori poi dicono che loro sono un po' abituati, beati loro, insomma, noi forse non ci abitueremo mai ad assistere o a seguire una partita alle 11 del mattino.
Grazie Salvatore, ci risentiamo il prossimo anno e grazie per questa avventura di metà anno. Grazie a te, in bocca al lupo anche a te per il proseguimento. E sempre forza Messina. Ciao Salvatore. Ciao ciao. Pianeta Messina, passione giallorossa, in un click, www.pianetamessina.com, e sei dei nostri. Abbiamo in collegamento telefonico Fabrizio Bertè, però ti ho chiesto un po' di minuti per così sentire anche gli intervistati che si sono presentati nella sala stampa del Celeste in questi giorni. Spazio giallorosso! L'intervista. Le domande le abbiamo rivolte anche a Giuliano. Ci è dispiaciuto un poco perché comunque è una persona che molti ce l'hanno da 3 anni, no? Anche addirittura chi da 4, perché magari veniva dall'esperienza da Milazzo. Nel mio caso da 1 anno e mezzo, cioè dall'anno scorso fino adesso, quindi un po' eravamo legati sia a livello umano che professionale con Ferrigno. Ma tutti, sai, quando uno è legato a una persona tutti gli addì è sempre brutto, no? È sempre con dispiacere, ma te l'ho detto in modo affettivo perché veramente col direttore ci tenevamo tanto. Si riferiva a Ferrigno. Giuliano, un pensiero anche per l'ex direttore sportivo. Beh, la Salernitana ha perso con il Barletta, cosa significa? Ovviamente non possono più sbagliare i campani. Noi sfortunatamente abbiamo pareggiato in casa, quindi sarà una bella partita. Quello che succede, mister società, noi comunque nello spogliatoio, noi siamo uniti nello spogliatoio, quindi quello che succede fuori non è che ci condiziona, quindi non, per noi è stato cioè, tutto normale, ecco, non ci condiziona affatto quello che succede al di là dello spogliatoio. E se la classifica preoccupa? No, non mi preoccupa perché conosco i mezzi che abbiamo, quindi non mi preoccupa. A noi ci serve solo questa scintilla per poi esplodere in modo positivo, solo questo, quindi non mi preoccupo, sono molto fiducioso e positivo e spero, come già abbiamo fatto lo scorso anno, che il girone di ritorno sarà un altro tipo di campionato in tutti i sensi. Domani si sfida la capolista, questo dovrebbe dare qualche stimolo in più. Sentiamo Giuliano. Sì, sicuramente andremo a Salerno, alla Reghi, che è un campo difficile, sfidi da una corazzata per il campionato che stiamo facendo, quindi ci sono tutti gli stimoli giusti per fare bene. Da Giuliano passiamo adesso a Orlando, intervistato anch'esso giovedì. A Salerno una sfida stimolante con tanti ex. Sì, è una sfida particolare per noi. Domenica naturalmente affronteremo la prima della classe. Abbiamo dimostrato che contro le squadre cosiddette grandi possiamo dire la nostra, comunque non avendo fatto risultato sia con Benevento, Juve Stabia e Lecce. E naturalmente sarà una gara stimolante per tutti, in particolare, come ha detto lei, per i tanti ex e per come me, chi come me è di Salerno, è una gara ancora più particolare. Nelle ultime 2 gare sono arrivati segnali importanti, la reazione, anche se non è arrivata quella certezza di avere la compattezza in tutti i reparti. Dopo aver visto il Benevento, anche la gara con i salernitani a Barletta, beh, il risultato è sorprendente. Beh, nulla è scontato a questo punto in questo campionato. Le ultime 6-7 partite purtroppo abbiamo perso tanti punti per strada. In tante partite siamo andati in vantaggio, mi viene in mente soprattutto Aversa, Martina, Catanzaro, anche a Ischia dove siamo andati sotto, poi siamo andati in vantaggio per 2-1, però questo vantaggio appunto siamo riusciti a mantenere. E domenica invece siamo stati bravi a riprendere la partita contro una squadra che lotta per il vertice e spero che queste buone prestazioni dell'ultimo periodo si tramutino appunto in risultati che portino poi i 3 punti. Ma noi siamo consapevoli del fatto che nelle ultime partite la nostra partita l'abbiamo fatta, nel senso ci voleva più maggiore determinazione a portare a casa i 3 punti e come ho detto tante partite siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenerle. E in questo momento ci troviamo lì nella zona playout, ma credo che con 6-7 punti in più avremmo affrontato un Natale tranquillo, magari
poi dopo gennaio ad aspirare qualcosa più di importante. In questo momento la situazione di classifica è questa. C'è serenità nel senso che all'interno dello spogliatoio, ma grande determinazione perché questa squadra non si merita questa situazione di classifica. Con lo spirito di fare la partita, cercare di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto in buona parte del secondo tempo con il Benevento, cercare di giocare su ritmi alti, appunto come è stato il secondo tempo con il Benevento, e non ci nascondiamo che andiamo lì per fare il risultato. Questo campionato ha dimostrato che le cosiddette piccole possono battere le grandi tranquillamente, e domenica appunto è stata la dimostrazione di Barletta Salernitana e Lecce Martina, e dove credevamo dopo il pareggio di Benevento, con il Benevento, di poter affrontare un weekend che ci tenesse tranquillamente fuori dalla zona playout, invece a fine weekend ci siamo trovati lì, quindi è un campionato ancora lungo, però in Con le questo momento la squadre di situazione è testa, questa. Benevento, Lecce e il Messina ha fatto bene, mettiamo anche la Juve Stabia. Cosa scatta nella mente dei calciatori affrontando le prime in classifica? Ma credo che sia il calcio in generale così, è facile tra virgolette affrontare le cosiddette grandi perché gli stimoli ti vengono da soli, affrontare, giocare davanti a 10-12 mila persone, anche lo stesso derby con la Regina che magari ora è lì giù, però abbiamo fatto la nostra partita, in quel momento la Regina non si sapeva appunto che avesse affrontato questo campionato, però come si dice i campionati alla fine li vincono quelli che sono bravi a poi a vincere con le piccole e a portare avanti una serie di vittorie consecutive, ecco. Noi dobbiamo essere bravi a continuare questa striscia con le cosiddette grandi, però con le piccole a cercare di invertire appunto questa rotta. Sappiamo benissimo che dopo Natale abbiamo 4-5 partite che sono le nostre partite che devono portarci via da questa situazione, Savoia, Barletta, Lupa Roma, Regina. Le affronteremo una di seguito all'altra e sono quelle le partite che noi non dobbiamo sbagliare. È normale che cerchiamo di non sbagliarle nessuna, anche con la Salernitana, che ora è l'ultima prima di questa sosta, e cerchiamo di fare un Natale appunto fuori dalla zona playout. Spazio giallorosso, il prepartita di Salernitana Messina. In collegamento telefonico Fabrizio Bertè. Terzo collegamento live al telefono con Fabrizio. Ciao, benvenuto. Ciao Antonino, buongiorno, un saluto a te, un saluto anche a tutti i radioascoltatori. Versione natalizia di Spazio Giallorosso. Speriamo di poter mangiare un panettone, un pandoro bello dolce con un risultato positivo dei giallorossi. E veniamo a questo prepartita Salernitana-Messina. Sì, questo brunch match che andrà in scena appunto domani alle ore 11, la seconda volta in questo campionato che il Messina gioca alle 11 di domenica mattina, risultato dunque abbastanza insolito per la truppa di Mister Grassadonia. L'infermeria pian piano si sta svuotando, anche se sono rimasti a casa Nigro e Marin, infortunati ormai di lungo corso, non convocati anche De Bode, Gaeta e Paez. La lista dei convocati è uscita sul sito ufficiale della società appunto pochi minuti fa. Non ci sono squalificati, rientrerà Benvenga, rientrerà anche Vincenzo Pepe che ha scontato il turno di squalifica, è stato convocato anche il vice capitano Saro Bucolo che aveva saltato la partitella infrasettimanale per via di un fastidio muscolare ma è pienamente recuperato, dunque dovrebbe scendere in campo. Ti aspetti o immagini una Salernitana in difficoltà dopo, la sconfitta di Barletta? No, penso il contrario, comunque mi aspetto una Salernitana con una gran voglia di rivalsa, di rivincita appunto dopo lo stop di domenica scorsa a Barletta, dunque mi aspetto una Salernitana agguerrita che avrà una gran voglia sicuramente di portare a casa questi 3 punti per chiudere al meglio, diciamo prima della sosta natalizia e di tenere distante il Benevento. Ok, Fabrizio, se vuoi aggiungere qualcos'altro, bene, oppure ci salutiamo qui con gli auguri di Natale, felice anno nuovo, ci sentiamo qualche giorno prima della settimana che va si gioca di martedì, dunque ci dovremmo Giovedì, sentire martedì 6 martedì. gennaio A dovrebbe che ora? essere, forse alle 11, non vorrei sbagliare, ma forse anche alle 11
sempre contro il Savoia. Ah, col Barletta si gioca alle Col Barletta 14. alle Guarda, 14:30. ovviamente siamo confusi Io e infelici sto con questi orari a spezzatino. un po' complicato, però possiamo Ecco. ricordare intanto l'arbitro della partita Sì. di domani contro la Salernitana. Sarà il signor Alessandro Frontera della sezione di Bologna ad arbitrare questo incontro, che comunque evoca bellissimi ricordi, perché Messina e Salernitana si sono affrontate anche in altre categorie, insomma. Sì, infatti, è una classica del meridione d'Italia. Va bene, allora vabbè, non diamo orari, non sappiamo quando andiamo in onda noi, forse lunedì 5 di gennaio per il prepartita di Messina-Savoia. Grazie anche a te, auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Tanti auguri, ti ringrazio e felice anno nuovo anche a te. Noi ci sentiamo poi con i radioascoltatori, insomma, ci sentiremo sicuramente per il post partita, quindi lunedì sera, Sì, come per di l'ultimo consueto con RMS appuntamento di Sport. RMS Sport, oltre Fabrizio Bertè che abbiamo al telefono, anche Paolo De Grazia e Dino Prinzivalli. Grazie ancora una volta per questa avventura e ci risentiamo il prossimo anno, tra qualche settimana, per il prepartita di Messina-Savoia. Ancora sei in Senz'altro, collegamento? senz'altro, sì, Va grazie e bene. tanti auguri. Ciao, ciao, ciao. Un saluto da parte mia, io sono Antonino Barca, un saluto da Doriana. Ciao, ciao! E come sempre, forza Messina, che i ragazzi ci possano portare un risultato positivo. Ovviamente noi ci auguriamo il massimo, la vittoria. Forza Messina! Ma in quel di Salerno anche un pareggio veramente sarebbe prestigioso. Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross. Doppio passo, rimane poeti, finta e tiro rosa a terra per un bel gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini. Tiro nel sette magico pallone, l'urlo del campione.